Del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Ecco, siamo venuti qua in questo luogo oggi al Camposanto, luogo del riposo dei nostri fratelli e delle nostre sorelle defunte. Vogliamo rinnovare la nostra fede nel Cristo morto, sepolto e risorto per la nostra salvezza. Vogliamo pregare per tutti coloro che non hanno avuto la possibilità di essere sepolti in maniera dignitosa e quindi pregare per tutti i defunti, sacerdoti, medici, infermieri, laici che in questo periodo hanno perso la vita a causa del coronavirus. Li vogliamo affidare al Signore. Questo luogo oggi paradossalmente diventa un luogo di speranza, perché il Camposanto per noi credenti è il luogo in cui noi facciamo memoria del Signore morto e risorto. Ed è bello che questa iniziativa, intrapresa con il sindaco, con l'amministrazione e con le associazioni, noi la possiamo oggi vivere qui, in questo luogo, insieme proprio per condividere il dolore. Perché la domanda che ci poniamo tutti in questi giorni penso sia una: che cosa possiamo fare di fronte a questa realtà? Condividere il dolore è certamente una modalità per essere sempre più comunità. Allora preghiamo per i defunti che abbiamo accolto anche in questo luogo in questi giorni, preghiamo anche per tutti coloro che sono ammalati, che sono anche i nostri paesani. Ieri abbiamo fatto a Bivongi, oggi facciamo qui. Ringraziamo appunto l'azienda agricola di Taverniti Andrea e anche l'azienda agricola di Mirighello, che appunto ci ha offerto per la Pasqua i fiori sia per Pazzano sia per Bivongi, e per il cimitero sia di Pazzano che di Bivongi questa ditta ci ha voluto offrire questi fiori. Ecco, chiediamo al Signore che benedica appunto i nostri fratelli defunti. Diciamo insieme: Signore, pietà. Signore, che soffrendo la passione hai distrutto i nostri peccati, abbi pietà di noi. Cristo, che risorgendo dai morti ci hai aperto il passaggio alla vita eterna, abbi pietà di noi. Signore, che salendo al Padre ci hai preparato un posto nel tuo regno, abbi pietà di noi. Signore, pietà. Preghiamo: ascolta, o Dio, la preghiera che la comunità dei credenti innalza a te nella fede del Signore risorto, e conferma in noi la beata speranza che insieme ai nostri fratelli defunti risorgeremo in Cristo a vita nuova. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Diciamo insieme: ascoltaci, o Signore. Per i pastori della Chiesa che si sono addormentati nel Signore, perché siano eternamente beati insieme con le sorelle e i fratelli che guidarono i pascoli della vita eterna, preghiamo. Per le vittime della guerra e di ogni forma di violenza, per coloro che sono morti da coronavirus, perché il loro sacrificio affretti un'era di fraternità e di pace, preghiamo. Per i nostri familiari, amici e benefattori defunti, perché possano godere della gioia eterna nella contemplazione del tuo volto, preghiamo. Per tutta la famiglia umana, perché siano consolati gli afflitti, liberati gli oppressi, radunati i dispersi, preghiamo. Ecco, affidiamo anche in questa giornata di liberazione appunto nazionale tutti coloro che hanno lottato per i valori di cui noi oggi siamo beneficiari. Diciamo insieme il Padre nostro e chiediamo al Signore anche in questo momento di essere forti e capaci di accogliere la sua liberazione. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male. Chiediamo adesso la benedizione del Signore. Sii benedetto Dio Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che nella tua misericordia ci hai rigenerati mediante la risurrezione di Cristo dai morti, a una speranza viva per un'eredità che non si corrompe e non marcisce.
ascolta la preghiera che rivolgiamo a te per tutti i nostri cari che hanno lasciato questo mondo. Apri le braccia della tua misericordia e ricevili nell'assemblea gloriosa della Santa Gerusalemme. Conforta quanti sono nel dolore del distacco, con la certezza che i morti vivono in te e anche i corpi affidati alla terra saranno un giorno partecipi della vittoria pasquale del tuo Figlio. Tu che sul cammino della Chiesa hai posto quale segno luminoso la Beata Vergine Maria, per sua intercessione sostieni la nostra fede, perché nessun ostacolo ci faccia deviare dalla strada che porta a te, che sei la gioia senza fine, per Cristo nostro Signore. Amen. Ravviva in noi, Signore, nel segno di quest'acqua benedetta il ricordo del battesimo che ci hai fatto tuoi figli e eredi della gloria futura. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Affidiamo questo tempo alla Vergine Santa e affidiamo anche i nostri fratelli defunti. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. E su voi tutti che avete partecipato a questo momento di preghiera, su coloro che ci stanno seguendo anche dai social, scenda la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. La gioia del Signore sia la nostra forza, andiamo in pace, rendiamo grazie a Dio. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace, amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace, amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace, amen. Ravviva in noi, Signore, nel segno di quest'acqua benedetta, il ricordo del nostro battesimo e la nostra adesione a Cristo crocifisso e risorto. Io sono la risurrezione e la vita, chi crede in me non morirà in eterno. L'eterno riposo dona loro, Signore, splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace, amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.